Bravo, bravo, esatto, respira. Su quello puoi respirare. Il viaggio continua. A un certo punto senti l'armonica, quella reazione che ti dicevo. Tu non conosci l'armonica, non sai chi la suona, però è l'unica luce, l'unico barlume in questo buio. Okay. E quindi è solo uno sguardo verso la provenienza, l'armonica è lì. Okay. Quindi vediamo un attimo l'azione, così la faccio vedere anche a loro. 2, terza. Azione! Apri gli occhi, lento il movimento, pane più, bene, ok, grazie, allora il piacere, ok, Vittorio un po' più a favore di camera, così a 3/4, va bene? Frenata! Stop! Abbiamo scelto di raccontare la cosa più turpe che è successa nella storia, però per raccontare metaforicamente un altro tipo di negazione all'esistenza, che è quella dell'omosessualità. Mi piacerebbe farvi sentire questi luoghi, farvi stare un'ora lì dentro, per sentire l'energia di quel luogo che noi dobbiamo puoi restituire in un certo senso. È un luogo ricostruito, ma ricostruisce un'emozione. Quindi questo ci dà un'altra distanza ancora, nel senso che a noi non ci interessa raccontare il lager, che più o meno dovrebbe essere nell'immaginario di tutti, ma raccontare che quel tipo di negazione è la stessa, più subdola, perché più si veste anche di tolleranza. Fortunati a trovare una struttura preesistente che adesso adatteremo con delle ruote che dobbiamo naturalmente potenziare per scendere le altre, però questa diventerà la base del treno e ci permette anche di spostarlo anche per questioni tecniche di luce. Consigliamo a Nicola questa sorta di, per quello che mi riguarda, sull'immagine, di seguirmi il più possibile, proprio stare addosso a voi con la macchina, proprio che respira. Vuota, no? Qui ci sta la porta. Io questo qui, ci sto figlio, allora, 2,50, tu questi qui a 2,30 ce l'hai. Quello che interessa di più è i vostri volti, i vostri momenti, le vostre cose che devo cercare e dobbiamo cercare di starvi il più possibile addosso, e quindi vi dovete aiutare, vi dovete e ci dobbiamo aiutare. Giusto? Io sento il bisogno di sentire gli odori quasi non tanto il luogo, ma voi dentro questi luoghi, queste scatole. Questo è un limbo per me, perciò è costruito in questo modo. È uno spazio che Leone attraversa e che osserva, capendo anche che ci sono delle situazioni, qui c'erano delle donne nude in fila, qui ci saranno i tatuaggi, sono delle situazioni che a lui in un certo senso non gli appartengono, e quindi in questo luogo inizia ad avere una sorta di consapevolezza. Capito? Tu invece lasci il peso da su, smemento, hai questo, o c'è lo stacco di corrente, allora vai proprio come un sacco di patate. Ma vista la situazione, questa è compressa, quindi è lento, secondo voi. In chiusura lasci, sì. Giramento di testa, capisci? Volti, vedi i volti girare tutto intorno, non riesci a fermare, no.
intanto il treno balla, per cui c'è anche questo. Vuoi stare in piedi, non ci riesco, voglio stare in piedi, non ci riesco, poi. Barba, punto interrogativo, con capelli, un cappello abbiamo aggiunto. Eh sì, ma sarebbe meglio. È scappata da Vienna, si è rifugiata in Italia, e questo spartito così, e davanti a questo spartito c'è scritto male, detto del vite, e poi appena su un lato di pugno, diciamo, una dita appena c'è scritto il suo nome, Aloysia Weber. Mamma ce lo scopri proprio, mamma. Sì, sì. Finché poi non arriviamo alla melodia. E quelle quattro note là. Quali sono queste quattro note? Quelle. Il tempo no. Scusa, complicato. Complicato anche per me. Abbiamo fatto suonare. Allora. Sì. Okay. Secondo me il cappello lo fa troppo importante. È troppo importante. Se lo confondiamo con il col tritato suo, lo scuro che sta sotto. Poi scendi quei 5 centimetri che servono. Mettiamo un tacchetto, una cosa, così un mozzetto da falegname. Quindi c'era, ha lavorato con qualcosa un po'. Ecco così. Mi ricorderà. Così, però lo facciamo lì all'inizio. Facciamo perché io ti precedo. Quando entro, io faccio che entro così. Mi do un attimo. Aspetta. E poi ti avanzava un po'. Non troppo, non troppo. 8, 4, seconda battuta, ciac. Attento al microfono all'ombra, eh. Attenzione. Buona. Silenzio, azione. Piano la fila. Per partire la fila, vai.